Sto stare, lo so fare. Qui nient'altro che io possa fare qui e dove, se no là, là dice là è troppo lontano, io sto qui, là è pieno di confusione, ci sono altre cose, io sono qui, là è un'altra cosa, io qui sono. E perché? Perché qui io non sono, perché non altro, non altrove, nessun altro, beh, qui io e nessun altrove, qui io. E qui per raccontarvi una storia, ecco, riguardo al qui dove, certamente troverò il modo per riparlarne più avanti, oppure no, non so, è sicuro, giaccio, non saprei dirvi con certezza in quale luogo, saggio è guadagnare tempo, indagare, o no, meglio, so io d'essere qui, occupo uno spazio, oh, questo è più che sicuro, certamente parlo dall'interno di una qualche cosa provvista senza dubbio del volume necessario a contenermi e che volete che sia, una città, un suo quartiere, un palazzo, un ascensore del palazzo, una scatola dentro all'ascensore e nella scatola stretto stretto sta, nero nero sta e in essenza, in parola, vi giunge da dove sorge, dal contenitore che mi spetta di diritto, eredità incontestabile, il mio proprio corpo. Oh sì, signore, è proprio dal mio corpo che vi parlo. E poi, d'altra parte, sempre che di corpo ancora si possa parlare, da che da molto tempo, quanto? L'orologio della torre svetta al di sopra della nebbia, oh ma miserrimi che qua a terra stiamo, solo nebbia noi vediamo, mi dà l'idea di essere per del tutto inutilizzabile. Ecco, allora certo, anzi, forse, è il caso che vi renda partecipi di una mia ipotesi fondata, supposta scavando a fondo. Sto vegliando il mio cadavere. Probabilmente. Probabile. Potrebbe benissimo, per quanto ne so, essere vero oppure il contrario. Certamente è soltanto un modo di dire. Non vorrei sul serio sostenere che il mio cadavere vegli me, ridotto a quello che sono, ciò che ancora mi sconosciuto di me rimane, neppure pretendo davvero d'essere io qualcosa di diverso dal mio cadavere. O starei già chiedendomi, è da lui o da me che questa voce vi giunge? E ammetto pure che non ne so proprio molto su questo argomento in generale, come credo nessuno di voi. No, non vi sarete davvero aspettati di trarre possibili insegnamenti da tutto questo mio discorrere? No, sono certo che nessuno di voi s'aspetti di imparare alcunché da me e da tutto questo, e di ciò vi ringrazio. Riguardo al tutto cosa tutto, è nel nastro, nel filo ragionevolmente spezzato che irragionevolmente srotolo ai vostri piedi per divertirvi come gatti. Ma se vi interessasse poi sapere in cosa io credo sia contenuto il mio cadavere, anche il mio cadavere a sua volta suppongo occupi uno spazio lungo il quale trascinando il filo vi conduco, dove? Non so. Prestissimo. Al massimo, fra poche pagine, saprò ragguagliarvi circostanziatamente sulle informazioni elaborate dal mio spirito indagatore che, come voi già avrete intuito, sgorga copioso e incessante dal corpo suddetto cadavere da me medesimo in men che non si dica. Men che non si dica. Non si dica. Ecco. Se non dovesse interessarvi per nulla l'esito dell'inchiesta riguardante il contenitore del mio cadavere, vi informerò per tempo che starò per parlarne allo scopo di darvi la possibilità di farvi una passeggiata nel mentre, sempre che i vostri piedi non siano già impigliati nel nastro. Oppure, proprio a causa vostra che non volete sapere, che preferite restare nell'ignoranza, deciderò di non parlarne per nulla. E chi vuol sapere resterà a bocca asciutta e io a bocca serrata ed ecco vedrete come l'ignoranza chiuda al mondo la luce. O mi ribellerò in punta di crepuscolo
inviando solo un criptico accenno dedicato a quelli che invece manifestano così tanta curiosità al riguardo. Magari per posta. Fatemi avere i vostri indirizzi con un certo anticipo. Mi raccomando.